Thank you.
siamo riusciti a raggiungere, in mezzo alle ventate, la nostra meta. Come sempre cominciamo a ringraziare i portatori, perché sappiamo quanto sia pesante il quadro, e tra tutti e due portare fino in fondo è un'impresa. Facciamogli un bel applauso, grazie ai Mariopoli e ai Cristofori. Grazie a tutti i membri dell'associazione, della confraternita, che hanno accompagnato un po' anarchicamente quest'anno le nostre strade. Vorrei solo ricordare, almeno la parte davanti della processione, che per essere un corpo bisogna mantenere il proprio posto, perché se il piede si vuol fare orecchio e se la mano va al posto del naso, corpo non funziona. Per la processione ognuno deve rimanere al proprio posto e non aprire la bocca se non per parlare o per cantare, e non aggiungo altro. Ringraziamo la banda Luigi Nocella, ringraziamo la protezione civile, la polizia municipale che ci ha accompagnato, voglio ringraziare il sindaco e i membri dell'amministrazione comunale. Noi chiediamo qui le grazie per la nostra comunità, per il nostro paese. Quest'anno in particolare vorrei chiedere tre grazie. Una che l'ha già ricordata Don Lorenzo nell'omelia, la grazia di riconciliare coloro che litigano. Ci sono troppi litigi nelle nostre famiglie, nel nostro paese, per questioni a volte anche importanti, quasi sempre di soldi, di eredità, di proprietà, ma a volte anche per questioni banali, di vicinanza, di fastidio reciproco. Ci sono troppi litigi. Chiediamo alla Madonna di aiutarci a fare la pace. E oltre alla pace tra le famiglie, tra le persone, la seconda grazia che quest'anno dobbiamo chiedere è proprio di formare una unità di popolo e di paese. Quest'anno avremo anche le elezioni del sindaco, è sempre un'occasione bella di partecipazione, non un'occasione per urlare l'uno contro l'altro, farci di nuovo la guerra. Quindi io annuncio già da adesso che sostengo tutti i candidati, che la Chiesa non prende parte, anch'io dovrò votare e dovrò sceglierne uno, dirò una preghiera alla Madonna. Ma tutti coloro che vogliono partecipare alla vita del Paese, non solo nelle elezioni, ma in tutte le necessità, sono i benvenuti, e preghiamo perché tutti ci sosteniamo l'un l'altro invece di farci i dispetti. Ma vorrei chiedere anche una terza grazia. Ce ne accorgiamo quando facciamo il catechismo, i ragazzi sono poco educati. Non nel senso di maleducati, quello anche, pazienza, ma sono poco educati, perché è sempre più difficile educare. Non sto dando la colpa ai genitori o alle famiglie, ci pigliamo tutti la colpa del fatto che non siamo capaci, siamo sempre meno capaci di trasmettere ai nostri figli, ai più giovani, qualche valore, non dico tutti i valori della tradizione, ma qualche valore che serve per la vita. Cerchiamo di aiutarci anche qui, aiutare soprattutto i genitori e i nonni, perché oggi dicono si delega molto ai nonni, ma questa non è la cosa più giusta. Educare devono educare i genitori, tutti ci dobbiamo aiutare, insegnanti, catechisti, sposati, non sposati. Aiutiamoci a educare tutti quanti noi stessi e soprattutto i più giovani. Ecco, ognuno aggiunga nel proprio cuore le grazie che vuole chiedere a Gesù tramite la Madonna delle Grazie, la sua Santa Madre, e insieme diciamo una preghiera. Ave o Maria. Salve Regina, Mater Miserere.
amavo, ecco le preghiere, a te sospiravo, semente sospese, e la lacrima rossa, e io ero advocata nostra, in lo scuro, misericordia proprio, ad nostra verte, e Gesù, benedicto pronto mentre sui, amin, posso che ti liu, non sempre, Signore sia con voi e benedica per intercessione di Maria, Madonna delle Grazie, il Signore nostro Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona festa a tutti e anche buona Pasquetta per domani. Thank you.